tutti! Oggi mi trovo nuovamente qua nella mia cucina e ho deciso di mostrarvi come realizzare il casatiello napoletano. Questo è un dolce tipico della Campania che viene realizzato prevalentemente per Pasqua. Ora vi mostrerò gli ingredienti che occorreranno e le dosi. Prima di procedere volevo subito precisare una cosa molto importante. Innanzitutto gli ingredienti che andrò a inserire nel casatiello sono quelli che più piacciono a me e ai miei figli. La vera ricetta napoletana prevede che all'interno di questo casatiello vengano aggiunti i seguenti ingredienti: il prosciutto cotto tagliato a cubetti, il salame sempre tagliato a cubetti, i ciccioli e anche le uova sode. Siccome a me questi ingredienti non piacciono, ho deciso di inserire degli altri ingredienti. Comunque anche quello che andrò a preparare io tra un istante sarà molto gustoso. Bando alle ciance e vediamo gli ingredienti. 700 g di farina 00, 400 ml di acqua, un cubetto di lievito fresco da 25 g, un cucchiaino di zucchero, 2 cucchiaini di sale, una spolverizzata di pepe e 250 g di strutto. Occorrerà anche una ciotola per poter impastare tutti questi ingredienti. Ora vediamo gli ingredienti che occorreranno per la farcitura. Io ho utilizzato questi perché più piacciono a noi. 150 g di fesa di tacchino tagliata a cubetti, 100 g di salami misti, 150 g di scamozza o provola tagliato a cubetti, 50 g di formaggio grattugiato. Questi erano gli ingredienti per la farcitura. Ora vediamo come procedere. Occorrerà anche una teglia per ciambella. Questa ha un diametro di 24 cm. In questa ciotola ho versato i 700 g di farina. Ora andrò a sbriciolare il lievito. Aggiungo un cucchiaino di zucchero, andrò a spolverizzare un po' di pepe nero, a questo punto vado ad aggiungere l'acqua poco alla volta, fino a quando non avrò un composto liscio e omogeneo. Ora che l'impasto è semilavorato, andrò ad aggiungere il sale. Ne aggiungerò 2 cucchiaini. Ora lavoro il tutto per almeno 10 minuti. Ho lavorato questo impasto per circa 10 minuti. Questa è la sua consistenza. Ora lascerò riposare questo impasto per circa un'ora coperto da un canovaccio. Ci vediamo tra un'ora. È trascorso un'ora e come vediamo il nostro impasto ha raddoppiato il suo volume. A questo punto vado ad aggiungere i 250 g di strutto. Possiamo aggiungere in alternativa la sugna. Ora vado ad impastare il tutto. Come vediamo l'impasto è molto fluido. Dobbiamo lavorare il tutto fino a quando non avremo un composto ben liscio e compatto. A questo punto lascerò nuovamente lievitare questo composto per altri 30 minuti, sempre coperto con il canovaccio. Come vediamo l'impasto ha raddoppiato nuovamente il suo volume. A questo punto stenderò questo impasto con l'aiuto di un mattarello e poi vediamo come procedere. Come vediamo ho ottenuto una grande sfoglia. A questo punto andrò a ricoprire tutta la superficie con gli ingredienti per il ripieno, e cioè la fesa di tacchino tagliata a pezzi, il formaggio grattugiato, dei salami vari
e la scamozza o provola tagliati a cubetti. Procediamo. Come vediamo, ho messo su tutta la superficie gli ingredienti che ho menzionato in precedenza. Ora andrò ad arrotolare tutto il composto in questo modo. Mi aiuterò con la carta forno. Girerò in questo modo e farò aderire. A questo punto vado a prendere lo stampo per ciambella, ho spalmato all'interno un po' di strutto e ora vado ad inserire il nostro rotolo. Lascerò lievitare questo composto per almeno un'altra ora, dopodiché l'andrò a inserire nel forno preriscaldato e l'andrò a cuocere per 40 minuti a 200 gradi. Come vediamo, il casatiello è in forno e sta finendo di cuocersi. Appena terminerà la sua cottura, lo toglierò dal forno e lo lascerò raffreddare per bene. Ci vediamo dopo. Questo è il casatiello pronto per essere gustato. Ragazze, spero che questo video vi sia stato utile. Ciao e buona Pasqua!